è abbastanza singolare, perché poi aveva, nonostante appunto l'età non giovanissima, ma insomma diciamo media oggi, mm-hmm. aveva il piglio del ragazzo, era rimasto sempre ragazzo, non era invecchiato. Celentano si vede che è invecchiato, perché non tanto fisicamente, è invecchiato perché fa sta mania di fare delle prediche, di rompere il cazzo. Invece Lucio Dalla non rompeva i coglioni e tra l'altro non faceva prediche e tra l'altro ha detto, benché non fosse meno grande di Celentano, che Celentano aveva occupato militarmente, riducendo loro come degli scolaretti il festival, e questo mi ha abbastanza colpito, perché lo diceva non un esordiente ma un cantante di lunga carriera, e quindi era ancora più singolare che sentisse l'invadenza di Celentano. Ma che succede? Era un uomo, diciamo, di idee libere ma non convenzionali, quindi probabilmente un socialista ma non anti-berlusconiano, per esempio. Io una volta l'ho fatto parlare con Berlusconi in una conversazione, non so, io credo fosse a pranzo da Berlusconi, mi ho passato Dalla, e non c'era nessuna antipatia ideologica come quella che potrebbe per esempio avere Guccini o altri, che vedono Berlusconi come se fosse un mostro, tutte queste stronzate dell'ideologia di cui anche Celentano è stato vittima. Anche Celentano poteva teoricamente essere anche amico di Berlusconi, ma oltre al fatto che non lo sono stati nella realtà, ma aveva a questo pregiudizio da luoghi comuni che invece Dalla non aveva, per cui io misuro anche l'intelligenza delle persone su come si rapportano con Berlusconi, perché il bene e il male lo hanno ingigantito, per cui i ruffiani sono ruffiani, va bene, quelli che ne parlano male lo fanno diventare il demonio, che è troppo. Sì, infatti capito. Quando io ho fatto la mia trasmissione, Primo Guerra mi ha chiamato ultra novantenne dicendo: mi hai avuto un problema di ascolti perché non hai parlato di Berlusconi, né bene né male. E Berlusconi d'altra parte vedeva la trasmissione come piacevole per lui, perché io non avrei mai parlato di lui. Non, io posso parlare di Dante, posso parlare di Ghieri, posso parlare di Caravaggio, di Berlusconi posso commentare una cosa, ma non farlo diventare il centro del mio pensiero, come ha fatto un ottimo studioso rincoglionito ormai da questa ossessione, come Franco Cordero, che era un filosofo, o come ha fatto Rinaldi, o come fa Scalfari. C'è gente che ha preso, e anche Celentano è entrato. Allora, Lucio Dalla, devo dire, non mi ha mai detto nulla di male di Berlusconi, e lo ha sempre, una volta che sono parlati, considerato una persona amica. Questo dà anche la misura nel mondo della canzone di una visione senza pregiudizi, perché spesso quelli che fanno appunto i cantanti sono legati a un'ideologia, alla Jovanotti o alla Celentano, per cui si inventano i nemici, si inventano, e naturalmente per molti di loro Berlusconi ovviamente è stato un nemico e un simbolo di un'Italia negativa. Era l'Italia che sempre è stata e che oggi è sotto l'amministrazione di un professore che è molto capace e molto bravo, ma non è che sono cambiati gli italiani. Berlusconi, da questo punto di vista, non è stato peggio di molti altri presidenti del Consiglio, a fronte di una realtà ingovernabile e con le mille difficoltà degli antagonisti. Devo dire che in questo, anche in questo, Dalla, altra forma singolare di commemorazione, come vede, si è misurato rispetto a un idolo negativo o considerato tale da parte degli intellettuali del nostro tempo in maniera estremamente originale e non con pregiudizi, insomma. Quindi era un uomo libero e anche sensibile, amico, insomma. Si perde una persona che non aveva soltanto qualità d'artista come Celentano, ma un'umanità rara nel mondo degli artisti, e che aveva, che era anche riuscito ad esportarla fuori dal nostro paese. Con Marcello avete parlato proprio dell'arte francese, che è riuscita a rivitalizzarsi e a portare, a uscire dai confini. Questo aveva fatto Dalla con la musica. C'è una canzone preferita che lei ha di Lucio Dalla, così magari la facciamo ascoltare anche nel salutarla? C'è, le viene in mente una canzone preferita? La canzone, mi pare una delle più belle, è Caruso, oppure quella di Gesù Bambino. E allora mettiamo allora la seconda, che l'abbiamo ascoltata invece l'altra in sottofondo, e poi la riprendiamo domani, ovviamente per il collegamento delle 12:30. Nel frattempo, grazie davvero. Amici, e speriamo che non muoia anche lui, perché è sul letto di morte. Grazie e davvero. Teniamo conto che Lucio Dalla non è morto, perché quelli che hanno lasciato memoria e parole non muoiono mai, continuano a vivere nel nostro ricordo, come Lucio Battisti. Quindi non è solo il ricordo, che è quello più un fatto affettivo personale, il fatto che il patrimonio di quello che hanno fatto è materiale, ci appartiene, lo sentiamo, lo viviamo. E quindi non è morto Lucio Battisti, non è morto neanche Lucio Dalla. Qual è il libro nel quale lei tratta l'argomento della morte più approfonditamente, tra i vari che ha scritto? Per curiosità personale, questo è. C'è un libro l'argomento della morte, si credo di averlo affrontato in diversi libri, però se devo essere sincero, probabilmente il libro
dell'Italia uomini e luoghi, per una ragione, perché una parte del libro parla di persone in gran parte scomparse, e forse all'epoca alcune ancora vive, ma probabilmente su alcune di loro avrò fatto riflessioni di questo genere. Ok. E allora questo qua è un consiglio anche, beh, me lo do da solo e poi lo anche... È improbabile comunque, okay. Si chiama dell'Italia uomini e luoghi. Cercheremo però di reperirlo in qualche modo. Professore, grazie, a domani. Grazie, auguri. Grazie davvero, allora ascoltiamo, caro Mirko, 4 marzo 1943, capolavoro, la canzone preferita di del professor Vittorio Sgarbi, cantata da Lucio Dalla, che ricordiamo è stato stroncato da un infarto in Svizzera, 69 anni. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare.